Ritrova un aspetto sano e luminoso. Eravamo abituati a questo. Bellissime diciassettenni che pubblicizzano creme antirughe, anche se loro di rughe non ne hanno mai vista una da vicino. Eravamo, perché qualcosa sta cambiando. Da qualche anno le case cosmetiche hanno iniziato a ingaggiare delle donne sempre più mature per i loro prodotti. Le zampe di gallina possono far vendere creme contro le rughe? Un'idea inedita che sta prendendo piede. Le pioniere over 40 sono state Annie McDowell, Sharon Stone e Diane Keaton. In Italia, Lorella Cuccarini e Federica Panicucci hanno tentato di convincerci che si può avere la pelle elastica alla soglia di 50. Adesso fa il giro del mondo la notizia che la 69enne premio Oscar Helen Mirren sarà il volto di una crema antirughe. La Mirren prende il testimone da Jane Fonda, che di anni ne ha ben 76. Ma la vera novità è che, al contrario delle testimonial che l'hanno preceduta, la grand dame inglese ha posto una condizione prima di firmare un contratto da 9 milioni di sterline. Nessuno ritocchi le sue foto. Sì, perché la Mirren vuole che le sue coetanee celebrino i loro anni al naturale, senza inseguire una giovinezza contro natura. D'altronde lei, che non è mai ricorsa al chirurgo, dice di non essere mai stata bella. Una rivoluzione nel mondo della cosmesi e non solo.